Noi siamo per andare avanti, non per fermarci, né per fermare il Paese, né per fermare le istituzioni, sapendo benissimo che la Corte Costituzionale monca è un danno alle istituzioni e uno sfregio alle stesse. Ci è stato detto che in termini di occupazione noi dovremmo leggere i dati, ma forse è meglio che non li leggiamo se l'opposizione ci sfida su questo tema, perché fa brutta figura. Occupazione ad agosto 2024, 24.080.000 occupati, 800.000 occupati in più del 2022. Non mi pare che sia un gioco da ragazzi. E vede, signor Presidente, io non so quanti ragazzi legittimamente scelgono di lavorare fuori dai confini nazionali, ma leggo i dati. E allora vorrei far presente a chi evidentemente lo ignora che a ottobre 2022 il tasso di disoccupazione giovanile era pari al 22,7%. Oggi siamo al 18,3%. Certo, non in linea con quelli che sono i dati europei, ma certo abbiamo fatto passi avanti, non siamo stati fermi come qualcuno ci ha invitato a fare poc'anzi.